Buongiorno, oggi è martedì, inizia un'altra settimana e come tutte le settimane, come tutto l'inizio delle settimane, sono andata a fare la spesa. Ebbene sì, quindi adesso vi faccio vedere quello che ho acquistato e poi vi faccio vedere anche altri due acquistini che ho fatto alla UPIM. Uno però non ve lo posso far vedere perché è un regalo, perché oggi è il compleanno di una mia amica e quindi le ho fatto un regalino. E niente, adesso svuoto le buste e vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, ho suddiviso in cose con sotto offerta e cose senza offerta. Allora, partiamo da quelle senza offerta, allora, che però ovviamente costano poco. Allora, questi qui, croccantini al formaggio, fatti in queste bustine perché almeno se le possono portare dietro il pomeriggio a merenda. Uguale per le simil chipster, queste qua. Poi salsiccia di tacchino, suino e pollo, due mozzarelle, ho voluto prendere queste light, vediamo come sono, i fiori di zucca, che li voglio fare fritti a frittelle, le uova, due confezioni di latte di soia che bevo io, una confezione di olio di semi vari, che era quello che costava di meno, due bottiglie di vino, uno Chardonnay e un Trebbiano, due confezioni di biscotti per colazione, le gocciole e i pan di stelle, poi succhi di frutta, questi non mancano mai a casa nostra, finiscono come il pane, poi taralli fatti a bustine e simil focaccelle. Poi invece in offerta c'erano questa confezione di cappelletti con crudo, questo qui sono due confezioni da mezzo chilo, quindi un chilo, e le ho prese perché voglio fare il brodo, i cappelletti in brodo. Poi in offerta c'erano le crostatine, le ho prese sia queste al cioccolato che quelle alla marmellata. Poi i wafer, questi qui in pacchetti, che sempre per il discorso di prima, come le patatine se li portano dietro. Poi questi yogurt fatti così, tipo Lactimel alla fragola, birre, due confezioni di queste qui sempre nelle bottigline, e poi carne. Allora, non la dovevo prendere la carne, però poi ho visto che c'erano le offerte, dico almeno la prendo, la congelo. Ho preso macinato, petto di pollo intero, che se avete visto lo svuota la spesa o comunque i vlog delle scorse settimane, sapete che io ho smesso di prendere il petto di pollo a fettine e preferisco farmelo da sola. Salsiccia che mi si è bucata, quindi dopo devo andare a sistemarla meglio con la pellicola. Salsiccia di maiale, questa anziché quella di pollo. I cordon bleu, qui ce ne sono 6, venivano all'incirca 2 euro e qualcosa. Le costine di maiale, mi è venuta voglia di costine maiale, raga. Poi aspettate che giro di qua. Allora, abbiamo detto, questi ve l'ho fatti vedere, ho preso i boeri per mio marito che gli piacciono tantissimo, così c'ha una coccolina per la sera. Sono tornati i broccoletti, questi qui da mezzo chilo. Io adoro questi broccoletti, li compro sempre, li faccio con tutto. Io mangio solo questi qua perché io quello bianco e quello romanesco non mi piacciono, mangio solo questi qui che, dicesse mia figlia, sono i mini alberelli. Poi finocchi, questi erano in offerta a 99 centesimi, me lo ricordo, li ho presi perché inizia il periodo del finocchio. Banane, peperoni, anche questo non mancano mai, e uva Italia. Questa è tutta la spesa che ho fatto, adesso la sistemo tutta quanta e poi niente, mi metto a cucinare. Ah, ecco, infatti mi ero già dimenticata, cioè pensate quanto io possa essere furba. Allora, ho preso anche il sale per la lavastoviglie, l'anticalcare per la lavatrice, le tavolette, il WC gel che mi era finito, e poi ho preso questi per la lavastoviglie. Voglio fargli fare un ciclo,
vediamo un po' se funzionano. Ne ho presi due, speriamo bene. E poi all'Eurospin, ragazzi, ho preso questo. Il cuscino della Roma l'ho trovato, c'era, non era finito perché di solito finisce sempre. E gliel'ho voluto prendere Alessandro, mo voglio vedere stasera quando torna, oggi pomeriggio quando torna a casa voglio vedere la faccia. Ecco, scendete giù, stanca scendi, letto ovviamente appena rifatto, non ci fate caso a... sì, c'ha la trapunta rosa, purtroppo questa era prima il letto di mia figlia, adesso è diventato il letto suo, pieno di pupazzi, io non so manco come faccia a dormirci, però adesso tanto faremo la cameretta nuova, in tutta quella parte là gli voglio fare la cameretta e quindi questo letto sparirà, la trapunta sparirà, ci avrà il letto singolo, quindi faremo tutte le lenzuola nuove. Ciao Toffi, che spunti dalla tenda! Ah, dentro la tenda ovviamente a parte Toffi c'è anche il mitico pallone della Roma e poi ho preso anche, scusate il buio. Passiamo nell'altra stanza, questa è la camera d'Aurora. Faremo praticamente una sorta di questo qua, però forse più grosso e poi qui ci va questo mobile sparirà, ci andrà un altro mobile, vabbè lasciate perdere, questo è un po' un casino sta stanza. E, ho preso, qui c'è il regalo per la mia amica, come vi ho detto, poi le ho preso alla Upim. Allora, le ho preso due magliette, una è questa. E l'altra è così. Mi piacevano bianca e nera, semplice semplice, che si possono abbinare con tutto. Poi, ragazzi, non mi dite niente, ma lei vuole questi. Ce n'ha già uno, gliel'ho presi altri due, così almeno è contenta, se li mette sotto la canottiera e fa finta di essere grande. E poi, ecco, io ero uscita solamente per prenderle questo, che è un pigiama. Perché praticamente ieri sera mi sono accorta che le dovevo lavare il pigiama e non ce n'avevo un altro, la figlia cresce che dovevo fa, e le ho preso questo pigiamino qua, mi piaceva tantissimo, che è sopra il bianco con questa scritta, e invece i pantaloni sono tutti con queste rose, rosa con queste rose, carinissimo, 10 euro, e niente, poi dopo glieli farò vedere tutti quanti. E niente, di fuori c'è una giornata meravigliosa. Oggi c'è il sole. E niente, vado a far pranzo. Riso col tonno, semplice semplice. Io un po' di pepe, lei no. Con la felpa nuova. Bella sta felpa. Se c'era pure da adulto la prendevo pure per me, Non mi piace. bro. Eh sì. Con gli orecchini che erano i miei, questi qua. Questi erano i miei. Fieno, girati per di qua. Lo vedo che sono i tuoi. Erano i miei. Aveva molto suo buco. Sì. Ma va? Vabbè, va. Buon appetito. In sottofondo ovviamente c'è Dynasty, la seconda stagione. Siamo andate un po' in fissa, io e lei, visto che siamo solo io e lei a Mi pranzo. piace tantissimo i vestiti di Crystal. Crystal è morta però non c'è più, Però mi quindi sono dispiace. rimasti i vestiti però. E Buon ormai appetito. li usa Fallon. Esatto. Buon appetito. Ti piace? Il cuscino della Roma ti piace? E poi guarda, c'è un'altra cosa, eh? Aspetta, aspetta, che mamma adesso deve fare una cosa, aspetta. Aspetta, guarda, adesso facciamo una cosa. Chiudiamo la serranda. Guarda, ti faccio vedere una cosa. Allora, questa può essere o così, che ti fa la lucetta vicino, poi si può. Oppure si apre. Aspetta, aspetta, mi si è smontato tutto. Allora, sono tornata dopo che ho portato Aurora a pattinaggio.
Adesso sto preparando, mi sto anticipando la cena praticamente. Qui ci sono zucchine, cipolla e sale e qui invece ci sono le patate fatte a pezzettini così piccoli perché per cena ho intenzione di fare la frittata. E poi ci metterò accanto l'insalata con le carote tagliate a julienne che però le taglierò col robot che ci metto 3 secondi. Quindi questo è quanto. Sono le 6 meno un quarto, tra mezz'ora devo riandare a prenderla, nel frattempo queste si sono cotte, quindi già ho mezza cena quasi pronta. Comunque il cura lavastoviglie è stata una bomba, ovviamente questa roba la devo lavare nuovamente perché l'avevo lasciata dentro e bisogna rilavarla. Però devo dire che è venuto benissimo, pulitissimo, infatti approvato, 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 mi è piaciuto. E niente, adesso guardo un po' la TV, mi riposo 5 minuti e poi devo riscappare. Purtroppo col fatto che fanno le cose qui nel mio paese, fanno le cose nei paesi a fianco, quindi a giorni diversi, quindi io praticamente faccio il taxi. Sono stata soprannominata taxi e niente, però vabbè, si fa per i figli, si fa questo e altro. Ale è di là che sta giocando e non so se lo lascerò, se mi aspetta qua o se viene con me, ora vediamo. E niente, è ricominciato la D'Urso con pomeriggio 5 e niente, io adesso aspetto che passino questi 5-10 minuti, un quarto d'ora quelli che sono e poi rivado a prendere Aurora e poi finalmente a casa, doccia e relax, e è finita la giornata, relax. Allora ragazzi, buongiorno, come al solito mi sono dimenticata di finire il vlog di ieri, infatti oggi è un altro giorno, se ci saranno delle cose, che succederanno delle cose ve le farò vedere in questo video, se no il videovlog di ieri finisce qua. Un bacio.